parlavamo appunto del trattamento di restaurazione, ricristallizzazione e ingrossamento del grano. Parlavamo appunto del fatto che le trasformazioni potevano essere in qualche modo analizzate utilizzando un parametro meccanico abbastanza facilmente applicabile, come appunto la durezza, e abbiamo visto nel dettaglio ciò che avviene durante la fase di restaurazione con un metallo che aveva un andamento tipo 1. Vi dicevo, è l'andamento tipico di un acciaio non legato. Nel caso di un acciaio legato, per esempio un acciaio che formi carburi, che possa formare qualsiasi cosa che precipita, che va a dare in qualche modo un blocco alle dislocazioni, noi abbiamo che durante il riscaldamento per varie temperature ci sarà una temperatura in corrispondenza della quale questa trasformazione che comporta la precipitazione di questo qualche cosa avrà una maggiore efficacia. Questa temperatura è quella appunto relativa al cosiddetto indurimento secondario. Non è che qui in questa fase la restaurazione non stia avvenendo, sta avvenendo, ma gli si sovrappone un secondo fenomeno che è quello appunto della precipitazione di questo qualche cosa, potrebbe essere carburi, nitruri, potrebbe essere fasi intermetalliche, potrebbe essere tutte quelle particelle deformabili o indeformabili che abbiamo visto tra i meccanismi di rafforzamento qualche lezione fa. D'accordo? Benissimo, in questo caso quindi quello che abbiamo appena raccontato, cioè la restaurazione, continua a funzionare, ma la sua evidenza sperimentale è coperta in qualche modo da questo meccanismo di indurimento secondario che addirittura riscaldando in una certa temperatura implica un aumento di temperatura. Avete visto qua nel caso 1 avevamo una continua diminuzione, nel caso 2 abbiamo appunto questo aumento legato appunto a questo indurimento detto secondario. Secondario perché si aggiunge all'indurimento primario, chiamiamolo così, legato all'incrudimento del nostro materiale e che ovviamente però dopo una certa temperatura diminuisce. Perché? Perché aumentando la temperatura queste particelle che sono precipitate possono o coalescere fra di loro, cioè agglomerarsi, diventare grossolane. Vi ricordo che le particelle deformabili o indeformabili avevano una capacità di blocco delle dislocazioni solo nel caso in cui fossero molto piccole e fossero ben distribuite nel vostro acciaio. Se sono grossolane non hanno più questa capacità di blocco delle dislocazioni. Oppure ancora, aggiungiamo, possiamo avere una loro dissoluzione. Che vuol dire una dissoluzione? Praticamente la particella precipitata al di sopra di una certa temperatura può non essere più stabile, attenzione concentrati, non essere più stabile e avere appunto una dissoluzione nella vostra fase. Cioè un carburo può sciogliersi, tra virgolette, può dissolversi e un carburo legato ritornare ogni elemento in soluzione solida interstiziale o sostituzionale, quindi scomparire all'interno della vostra microstruttura. Al di sopra vediamo che ricomincia esattamente come prima, quindi la curva 2 e la curva 1 si uniscono un'altra volta e vanno appunto a descrivere l'andamento relativo poi alla ricristallizzazione e all'ingrossamento del grano cristallino. Prego. Ma probabilmente per la temperatura non può credere che questi carburi fondano proprio? No, i carburi no, sono normalmente abbastanza alto fondente. Se dovesse comunque avvenire, se questa particella, qualunque sta su, fonde, procedura dell'acciaio, penso a portare, diciamo che l'ipotesi sua è quella relativa a un qualsiasi eutettico basso fondente. L'eutettico per definizione è basso fondente, scusate, è una frescaccia. L'eutettico per definizione è basso fondente, non esiste l'eutettico alto fondente. L'eutettico per definizione è basso fondente, nel caso si formi un eutettico più o meno complesso, è chiaro che questo eutettico se fonde l'acciaio è bruciato e non può che rottamare. Qui stiamo parlando di qualcosa di diverso, qui stiamo parlando di particelle che precipitano grazie a meccanismi di nucleazione e crescita, particelle che coalescono fra di loro, cioè diventano più grossolane, più compatte, più grosse anche fisicamente, oppure particelle che sopra una certa temperatura non sono più stabili e tutti gli elementi che si erano aggregati a formare questa particella vanno, gli elementi chimici, vanno di nuovo in soluzione solida, interstiziale o sostituzione, per esempio, d'accordo? Quindi stiamo parlando di questo. Se per caso quella particella invece fonde, l'acciaio è bruciato, non può che rifondere. Non è recuperabile, insomma. Qualche domanda? Prego. Minima? Sì, quella di partenza. Diciamo che noi partiamo dal presupposto di partire da un acciaio ricotto, in questo caso qua. Lo stato iniziale è un acciaio ricotto che ha durezze assolutamente trascurabili. Poi lì, attenzione, non stiamo mai parlando del decimo, cioè non stiamo parlando di Vickers esatto, cioè più o meno andiamo a finire lì. Quindi non ci possono essere casi in cui durante la trasformazione ci può essere una bassa. Ma sai, il problema grosso qui è quanto aspetta nell'ingrossare il grano. Anzi, cambiamo la cosa. Dipende anzitutto da che grano stava partendo.
quanto era grosso il grano. Quindi diciamo la sintesi è per una grana cristallina analoga a quella precedente. È chiaro che se aspetta un'infinità di tempo, alla fine ottiene un solo macrograno e la durezza può essere ancora un po' più bassa. Diciamo qui stiamo parlando di inizio e fine abbastanza analoghe fra di loro, ma vi ripeto, qui la temperatura poi non è che potete andare su con la temperatura all'infinito, perché qua c'è una barriera ben precisa a C con 1. Sopra non potete andare perché vi si trasforma in qualcos'altro. Non è che a C con 1 non c'è, attenzione, eh? A C con 1 c'è, voi dovete essere di sotto. A quel punto potreste giocare non più sulla temperatura, ma sul tempo, ma anche sul tempo non potete permanere in eterno, vi costa insomma. No, non conviene. Qualche altra domanda? Quindi invece il trattamento di cristallizzazione fatto su quei acciai di cui si sa già la struttura che è distorta. Beh, lo fa quando serve, sì, oggettivamente sì, lo fa quando serve, lo fa quando per esempio su un laminato a freddo deve fare uno stampaggio, per esempio. Lei stampare un laminato a freddo rischia cliccature, rischia rottura del pezzo, rischia appunto la possibilità di non poterlo stampare, per esempio, e quindi potrebbe avere necessità di dover generare grana cristallina in modo tale da poter applicare appunto il suo stampo e ottenere uno stampo senza eccessivi carichi, temperature troppo abbastanza basse e senza rotture. Altrimenti il suo portellone della sua Bravo si può spaccare. D'accordo? Ho fatto un esempio che potrebbe essere assolutamente reale, insomma, realistico. Bene, qualche altro. Vedo fermento, ragazzi. Fate le domande a me, non parlate fra voi, il vostro compagno, esatto, meno di voi, forse. Ok. Qua vediamo l'evoluzione della ricristallizzazione. Notate appunto che la grana cristallina si rigenera in corrispondenza preferenzialmente, ma non unicamente, attenzione, non c'è una legge precisa, preferenzialmente in corrispondenza ai giunti tripli dei grani, cioè i punti di contatto fra più grani, ma qualcuno può nucleare anche al di fuori di questo, non è una legge precisa, e vediamo che i grani verdi, attenzione, non sono diversi a livello microstrutturale, il reticolo cristallino è lo stesso dei grani blu, ma la grana cristallina non è tensionata e abbiamo appunto che questa rigenerazione diventa alla fine questa. Vedete che nella struttura finale della nostra, del nostro acciaio ricristallizzato non abbiamo memoria della partenza. Vedete? Questa struttura qui con questi grani così non richiamano questa. D'accordo? Quindi in qualche modo si perde memoria della struttura reticolare che avevamo prima della ricristallizzazione e la grana cristallina è quella che poi se ci si aspetta ulteriormente tempo si va a temperature più alte, a parità di tempo abbiamo una grana cristallina che si ingrossa e il grano più piccolo viene mangiato da questo grano più grosso, letteralmente, d'accordo? Trattamento di distensione viene utilizzato per diminuire il livello di tensione interna residua dovuta alla lavorazione meccanica oppure a processi di raffreddamento non uniformi, si riscalda un po' sostanzialmente, niente di più. È affettuato a temperatura abbastanza bassa, con velocità di raffreddamento e riscaldamento piuttosto basse, tutte quelle tensioni interne legate fondamentalmente a quel problema che abbiamo visto all'inizio, e cioè in un qualsiasi manufatto il fatto di riscaldare o raffreddare con velocità più o meno alte implica dilatazioni termiche differenziali fra le varie parti che hanno storie termiche differenziali che possono in qualche modo indurre delle deformazioni plastiche interne a volte piuttosto importanti. Queste tensioni interne, se non superano mai nessun punto il limite di elasticità, non c'è problema, ma siccome localmente possono farlo, possiamo avere appunto delle tensioni interne che vanno assolutamente attenuate e quindi noi abbiamo un meccanismo che può, appunto, un trattamento che può eliminare questo. Inoltre poi, nel caso di un deformato, un prodotto deformato, abbiamo che riscaldando riusciamo a eliminare, abbassare la densità delle dislocazioni e a restaurare il nostro acciaio. In pratica, se noi facciamo un trattamento termico a questo intervallo, diciamo, a questo intervallo qua, tale da avere la restaurazione come meccanismo di trasformazione, stiamo effettuando la distensione. Quindi con distensione intendiamo il trattamento termico che va a essere effettuato per abbassare la densità delle dislocazioni e le tensioni interne del vostro acciaio. L'abbassamento della densità delle dislocazioni è denominato come meccanismo restaurazione, cioè distensione è il nome del trattamento termico che viene a essere effettuato. Rinvenimento. Bene, il rinvenimento in realtà come trattamento è identico a quello che abbiamo visto un attimo fa. Si riscalda di AC con 1, si rimane un pochino di tempo e si raffredda più o meno velocemente. Ma in realtà è fondamentale ricordarsi che è effettuato sempre dopo una tempra. Ragazzi, parlate con me. Metallurgia, state qui.
Allora, nel caso del rendimento vi dicevo appunto che viene effettuato sempre a valle di una tempra ed è effettuato in modo da eliminare almeno in parte la bassissima duttilità e la bassa resilienza di una struttura completamente martensibile. Addirittura in italiano la coppia, la sequenza tempra più rendimento si merita un nome ben preciso che è bonifica. E parleremo di acciai da bonifica, cioè quegli acciai, lo vedremo appunto nelle prossime lezioni, che appunto devono essere sottoposti al trattamento di bonifica. E vi ripeto, essere costituito da una tempra, tempra effettuata secondo le procedure che abbiamo visto nelle lezioni precedenti, seguita da questo rinvenimento. Il rinvenimento comporta un'evoluzione del metallo verso uno stato chimico-fisico di maggiore equilibrio, perché io praticamente prendo una struttura martensitica, perché è quella che abbiamo ottenuto a valle della tempra, la riscaldo e poi la raffreddo. La riscaldo al di sotto di AC1, lo vedremo fra un po', ma abbiamo a che fare con una struttura assolutamente non stabile e il riscaldamento comporterà una serie di trasformazioni. E appunto vediamo quali sono queste trasformazioni. Trasformazioni della martensite dovute al rinvenimento. Chiaramente dipendono dalla temperatura di rinvenimento, che qui indicheremo sempre con T con R. Al crescere di questa temperatura aumenta l'importanza della diffusione del carbonio, che lui, ricordatevi dove stava il carbonio, ricordate? Avevamo un reticolo tetramolare corpo centrato, perché ricordate nel fatto, nella trasformazione a fluido metastabile martensite, il nostro reticolo cristallino da cubico facce entrate voleva diventare cubico corpo centrato, ma la velocità di raffreddamento è tale da non consentire lo spostamento degli atomi a distanze superiori alla distanza interatomica, e abbiamo appunto come risultato il fatto di ottenere un reticolo tetramolare corpo centrato, cioè una sorta di cubico corpo centrato deformato. Tanto più deformato quanto più carbonio c'era. Perché è deformato? Perché il carbonio si andava a mettere praticamente lungo un lato del vostro reticolo cristallino a deformarlo in maniera abbastanza evidente. Bene, quel carbonio lì non sta in una posizione particolarmente comoda, è un equilibrio metastabile. Riscaldando, cioè riattivando i processi diffusivi, consento al carbonio via via di potersi muovere da queste posizioni di meta equilibrio, potremmo chiamarlo, e andare in posizioni di maggiore equilibrio. Quali sono le fasi di equilibrio del nostro acciaio? Non è sempre ferito e cementito. Per cui io via via che riscaldo sempre a temperature più alte, otterrò strutture via via sempre più vicine alla ferita cementita. E notate che non sto più parlando di perlina, la perlina è quella che ottenevo da un raffreddamento lento. In questo caso, rinvenire una martensite, guardate che la martensite come è fatta, è aciculare, sono aghetti sostanzialmente, riscaldarla per esempio a 600 gradi, temperatura tipica di un trattamento di rinvenimento, comporta una struttura globulare di questo tipo qua, con la ferrite scura, che forma una sorta di matrice, una cementite globulare rotondeggiante. È chiaro che, attenzione, fra questa struttura e questa ce ne sono una infinità di intermedie, per questo fra un po' scopriremo che si può rinvenire a più bassa temperatura, a più alta temperatura, scelte di trattamenti differenziate, perché noi vorremmo incrementare un po' di più certi aspetti, certe peculiarità invece di altre. A prescindere, vediamo che se l'acciaio contiene elementi carburigeni, al di sopra di 450 gradi possiamo avere carburi legati, cioè possiamo avere la precipitazione. Non è notate che uso il condizionale, qui possiamo, nel senso che dipende quali sono gli elementi chimici aggiunti, ci sono certi carburi che sono stabili, si formano a 800 gradi, quindi non sono temperature di interesse per il rinvenimento, ma in molti casi abbiamo appunto che sopra i 450 possiamo avere appunto la formazione di carburi legati, un indurimento per precipitazione che è chiaramente un parente prossimo di quell'indurimento secondario che abbiamo visto un attimo fa, d'accordo? Il meccanismo è lo stesso sostanzialmente. Perché qui sto distinguendo? Perché in quel caso di prima noi partivamo da un acciaio incrudito che aveva quindi una durezza per deformazione plastica, cui andavamo a far precipitare qualche cosa durante questo riscaldamento, dove in realtà il nostro obiettivo era fare una restaurazione, quindi una ricristallizzazione, quindi un ricostruimento del grano. Quindi vi dicevo appunto, in questo caso partiamo da una struttura martensitica e riscaldando abbiamo anche qui più fenomeni sovrapposti, nel caso appunto di acciai che contengono elementi carburigeni, sempre il fenomeno della decomposizione della martensite che ci diventa questo aggregato ferrito cementitico, in cui però appunto abbiamo la ferrita e la cementite che possono avere morfologie molto diverse a seconda delle condizioni di rinvenimento, e poi nel caso appunto di un acciaio che contenga elementi carburigeni, l'eventuale precipitazione di carburi.
anche qui l'effetto positivo o negativo dipende moltissimo di che carburi stiamo parlando. Infatti vedremo, quando parleremo degli acciai, che abbiamo degli acciai in cui la scelta degli elementi di lega è legata non solo alle eventuali curve CCT che si possano spostare a destra e a sinistra, ma anche all'ottimizzazione della tipologia di carburi che possiamo far precipitare. Perché di per sé il carburo, se è piccolo, fa bene, piccolo e ben diffuso. Se è localizzato a bordo grano, grossolano, è assolutamente negativo. Quindi anche lì dobbiamo riuscire a decidere, a ottenere dei risultati abbastanza congruenti con tutte quelle tipologie di meccanismi di rafforzamento che abbiamo detto a suo tempo. Evoluzione delle proprietà meccaniche durante il rendimento. I principali parametri che influenzano il rendimento sono la composizione chimica e le condizioni di rendimento. Composizione chimica. Gli elementi di lega ritardano la riduzione di durezza della ferrite per soluzioni solide e per coalescenze di carburi, cioè noi possiamo in qualche modo cercare di ritardare o accelerare i processi di decomposizione della marcensite o i processi di precipitazione dei vari carburi a seconda della scelta degli elementi di lega. Quanto più gli elementi sono carburigeni, cioè quanto più affinità chimica hanno verso il carbonio, tanto più tenderanno a formare carburi stabili. Mi vengono in mente il cromo, mi viene in mente il molibdeno. Sono elementi che hanno una fortissima affinità chimica verso il carbonio, quindi tendono a formare abbastanza facilmente, ma ci sono elementi ancora più carburigeni, il vanadio, il titanio, il tungsteno, che hanno un'affinità chimica molto molto spinta verso il carbonio. E poi appunto la eventuale capacità dei vari elementi di sciogliersi in soluzione solida all'interno della ferrite, che vi ricordo essere sostanzialmente la matrice che costituisce la struttura cristallina di una martensita rinvenuta. Matrice all'interno della quale avremo questa cementite globulare. Cementite globulare potrebbe anche essere una cementite legata, cioè una cementite che non è costituita semplicemente da F3C, ma dal ferro più altri elementi carburigeni insieme con il carbonio. D'accordo? Le condizioni di rinvenimento, temperatura di rinvenimento e durata del rinvenimento. È chiaro che qui cosa sta succedendo? Bene, ricordiamoci da cosa stiamo partendo. Stiamo partendo da una struttura martensitica. C'è una struttura che abbiamo ottenuto mediante un raffreddamento molto molto rapido, con una velocità di raffreddamento superiore alla velocità critica di raffreddamento. È una struttura che non è stata ottenuta per nucleazione e crescita, è una struttura che è stata ottenuta per spostamenti degli atomi per distanze inferiori alla distanza interatomica. È una struttura metastabile. Riscaldando, noi consentiamo nuovamente agli atomi di spostarsi dalle posizioni di equilibrio, consentiamo nuovamente lo spostamento di questi atomi verso condizioni di maggiore equilibrio, e capite bene che spostamenti di questo tipo sono solamente spostamenti diffusivi, ma se stiamo parlando di diffusione stiamo parlando di temperatura e di tempo. In questo caso, sempre che non si sovrappongano processi tipo appunto la precipitazione di carburi, dove esiste molto spesso una temperatura di soglia di sotto del quale la precipitazione non può avvenire e al sopra del quale la precipitazione avviene, ma l'ipotesi è che ciò non avvenga, vediamo che temperature elevate con tempi brevi è abbastanza analogo come risultato a temperature basse e tempi prolungati. Vi ripeto, sempre che al processo di decomposizione della martensite in quella struttura ferrito-cementitica non si sovrapponga qualcos'altro, perché in questo caso molto spesso abbiamo delle temperature di soglia, cioè delle temperature al di sotto della quale la trasformazione non può aver luogo. Vi sottolineo ancora una volta poi inoltre il fatto che il trattamento di rinvenimento voi non potete rappresentarlo qua dentro nel diagramma CCT. Nel diagramma CCT il rinvenimento non può essere rappresentato perché partite in quel caso da una martensite e rappresentarne il CCT, il riscaldamento, il raffreddamento, non ha alcun senso, perché il diagramma CCT ci racconta solamente la storia termica di strutture austenitizzate, più o meno completamente dipenderà se è un ipotetto idrico o un iperipotetto idrico. Per esempio vediamo per la parità di tenori di carbonio, 0,5% di carbonio, per tenori crescenti di silicio come varia la durezza in funzione del periodo di rinvenimento. Vedete qua, per lo stesso tenore di silicio abbiamo una diminuzione abbastanza costante, per tenori più alti abbiamo una durezza un po' più alta, il silicio in questo caso ha un effetto legato sostanzialmente a un effetto di soluzione solida, per cui lui in soluzione solida all'interno del nostro acciaio ci aumenta un po' la durezza, questo effetto è costante per tutte le tenore di rinvenimento, ma non c'è nessun fenomeno particolare. Ben diverso è ciò che vediamo nel diagramma a fianco, dove invece abbiamo sempre a parità di tenore di carbonio, tenori differenti di un elemento fortemente carboligeno, il molibdeno. Se vediamo l'andamento della curva allo 0% di molibdeno, è analoga come andamento a quello relativo alle varie curve del silicio, che è un elemento che rimaneva disciolto in soluzione solida, non c'è il rinvenimento secondario. Ma
aumentando il tenore di molibdeno, vedete qua, per esempio l'ultimo al 5%, inizia a diminuire. Poi a partire da una certa temperatura si ha questo incremento di durimento, questo incremento di durezza legato alla precipitazione di carburi di molibdeno, che appunto hanno poi delle caratteristiche morfologiche abbastanza particolari, quindi possono anche essere positivi come un evento, no? Non è necessariamente un evento negativo, che addirittura può implicare durezze anche superiori a volte a quelle di partenza. Mi scusi, lei fuori? Grazie. Manca solo i punti. Indurimento secondario con incremento di durezza e valore di durezza che rimane elevato fino a una certa temperatura, dove c'è un certo massimo. Oltre questa, in realtà questo fenomeno, che vi ripeto, è un fenomeno che si somma, non in maniera algebrica, in metallurgia l'algebra non funziona, vi ripeto già, in metallurgia i fenomeni rarissimamente hanno una capacità additiva, ma comunque un fenomeno che si sovrappone a quello relativo alla decomposizione della martensite, che comporta un incremento di durezza e che però dopo una certa temperatura ridiscende un'altra volta, perché i carburi possono appunto coalescere tra di loro e diventare quindi meno efficaci nel blocco delle dislocazioni, possono dissolversi, possono fare tante cose, d'accordo? Quindi esisterà una certa temperatura di rimanimento ottimale, in corrispondenza della quale il rimanimento secondario risulta essere ottimizzato, ma sopra e sotto in realtà questi fenomeni sotto non possono avvenire, perché il nostro molibdeno non precipita sotto forma di carburi. Sopra i carburi possono dissolversi, possono agglomerarsi, possono fare varie cose, insomma. D'accordo? Quindi ripeto, in entrambi i casi, riscaldando, abbiamo sempre la decomposizione della martensite, sia nel caso in cui l'elemento aggiunto non formi carburi, sia nel caso in cui l'elemento aggiunto formi carburi. Nel secondo caso, al meccanismo di decomposizione della martensite in quella struttura ferrito-cementitica, si sovrappone, in maniera però non additiva, un meccanismo secondario, ma che appunto vedete qua, ha una sua realtà sperimentale molto importante, che è quello relativo alla precipitazione dei carburi, che si manifesta con un incremento di durezza che altrimenti non sarebbe assolutamente spiegabile. Se questo non formasse carburi dovrebbe scendere giù in maniera assolutamente analoga al caso del silicio. Vediamo che appunto il fatto di avere a che fare con più di un parametro fisico può a volte portarci ad avere delle difficoltà nel parametrizzare il fenomeno. Ad esempio qui sotto vediamo qual è l'andamento per un certo acciaio, non siamo più a vedere, ma chiaramente un acciaio che ha un indurimento secondario, no? Qual è l'andamento della durezza in funzione della durata del trattamento per differenti temperature di trattamento? Abbiamo qui 450, 550, 650. Immaginate che queste siano degli andamenti sperimentali, quello che noi abbiamo normalmente, e chiaramente questa curva è molto utile perché ci dice come evolve il nostro sistema per le varie condizioni di trattamento. Peccato che questo approccio però non ci consente di dire una cosa: che succede a 500 gradi centigradi? Non lo sappiamo. Ci viene in soccorso che cosa? Beh, la definizione di un certo parametro di inibimento, questo P, che è un parametro che in qualche modo cerca di agglomerare all'interno di se stesso l'effetto analogo della temperatura e del tempo, cioè si parte dal presupposto che durate molto lunghe e temperature basse abbiano un effetto abbastanza analogo a durate lunghe e temperature più alte, basse, insomma, temperature alte, durate basse, e temperature basse, durate alte, e in questo caso, usando questo parametro, abbiamo una curva chiamata curva di Holloman, dove appunto abbiamo alle ascisse non più il tempo o la temperatura, ma questo parametro che agglomera dentro di sé sia temperatura che tempo, e alle ordinate abbiamo la durezza. Ovviamente questa curva non ha una validità infinita, in questo caso per esempio vale tra 4,50 e 6,50, ma è importante però perché ci dice per esempio quello che succede a 500 gradi. Se io voglio sapere cosa succede a 500 gradi in 100 secondi, qua non lo posso sapere. Da quest'altra curva, ottenuta da questa mediante l'utilizzo di questo parametro, invece introducendo 500 gradi qua dentro e 100 secondi, mi calcolo il parametro, mi uscirà 17 ad esempio, e vedo la durezza sarà questa. Questo perché si parte dal presupposto che nel range, l'intervallo sperimentale utilizzato, 450-650, i fenomeni che avvengono siano omogenei tra di loro. Se puta caso noi avessimo in questo intervallo un piccolo intervallo di temperatura, che so, 550-575 gradi, in cui precipita una fase particolare, è chiaro che in quell'intervallo questa non sarebbe valida, perché io sto partendo dal presupposto che tutto ciò che avviene tra questi due estremi sia appunto rappresentato da questa curva qui, perché non abbiamo altri fenomeni che hanno luogo.
Se avvengono invece l'attacco alla curva non ha più senso, diventa solo una curva numerica, ma non ha più nessuna realtà sperimentale. La realtà sperimentale di questa curva è assicurata dal fatto che nell'intervallo in cui questa curva è stata ottenuta, tutti i fenomeni che avvengono, che sono in questo caso sostanzialmente la decomposizione della martensite e le precipitazioni secondarie che abbiamo visto in questo picco qui, siano appunto gli stessi fenomeni. Non ci siano altri fenomeni che intervengono all'interno del nostro acciaio. Qui vediamo riassunti le temperature tipiche dei principali trattamenti termici. L'omogeneizzazione, ricordate, molto in alto. Normalizzazione, era l'unico dei tre trattamenti termici al di sopra delle temperature di trasformazione che prevedeva per un acciaio iperotettoidico una austerizzazione completa, a rischio di bruciare il nostro acciaio. Ricottura, globulizzazione, ricristallizzazione, rinvenimento e potremmo dire anche distensione qui sotto. L'estensione è ancora più in basso, d'accordo? Quindi questo qua è un quadro sinottico che ci permette di dire cosa abbiamo come struttura. Vediamo qua invece come temperature tipiche di trattamento termico. Vediamo invece qui appunto le strutture e cerchiamo di avere, io qui cerco di darvi un quadro sinottico di ciò che abbiamo raccontato durante queste lezioni. Cioè, cosa si ottiene dall'austenite, quella struttura un po' particolare. Se raffreddiamo molto lentamente, dall'austenite otterremo una struttura ferrito-perlitica, cioè otteniamo quelle strutture di equilibrio, perché sostanzialmente è una ricottura, otteniamo quelle strutture di equilibrio che noi abbiamo previsto già addirittura all'interno del diagramma di fase. Se dalla struttura perlitica facciamo una ricottura di globulizzazione, otteniamo questa struttura qui. Se raffreddiamo in maniera moderatamente veloce, otteniamo la struttura invece bagnitica, tipo per esempio il caso di una normalizzazione, ad esempio. Anche qui ho difficoltà a dirvi esattamente di cosa stiamo parlando, perché la normalizzazione che effetto può avere? Beh, dipende dalla nostra curva CCT, cioè dipende dalla nostra composizione chimica. Se è molto spostata verso destra, una normalizzazione ci può implicare una tempra, d'accordo? Però diciamo che tipicamente potremo avere una struttura di questo tipo qui, appunto, bainitica, ferrite cementite abbastanza sminuzzate tra di loro. Una tempra invece del nostro acciaio austenitizzato ci implica come microstruttura principale una struttura martensitica, questa struttura circolare che vedete qui, e il rinvenimento, una struttura costituita da martensite rinvenuta, costituita da ferrite e cementite. Potreste chiedermi, ma fra questa ferrite globulare, quindi matrice ferritica e globuli di cementite, e questa martensite rinvenuta, che differenza c'è? Sempre la stessa? No, attenzione, i parametri sono completamente diversi. Questa è molto più fine rispetto a quella, questa ha una tenacità molto più alta, questa qua ha proprietà meccaniche molto diverse rispetto a quell'altra. Sempre ferrite come matrice, cementite globulare abbiamo a che fare, ma qui la cementite è molto più fine, d'accordo? Non potremo ottenere una cementite con queste caratteristiche con quest'altro trattamento qua. Domande? Che prima dei diagrammi CCP il rinvenimento non può essere rappresentato. No, assolutamente nessun tipo di trattamento termico senza formazione di fase. Esattamente, sì. Cioè io vi ricordo, il diagramma CCT brutalmente è un diagramma temperatura-tempo. Voi in un diagramma temperatura-tempo la sequenza termica potete rappresentarla. Cioè, se avete una termocoppia, nel vostro acciaio qui ci avete tempo, temperatura. Imponete la storia termica del vostro acciaio, una rampa lenta, gradino, un'altra rampa perché vi piace, gradino, raffreddamento rapido, gradino. Questa è una storia termica qualunque, questa potete fare quello che vi pare, potete poi rinvenirlo, nessuno lo chiede. Ma attenzione, in un diagramma che come temperatura, ah sì, io potrei anche metterlo per quello del tempo, è indifferente, perché come assi sono gli stessi, ma qui abbiamo questo qui, ci rappresenta ciò che avviene all'austenita, e qui possiamo solamente rappresentare un riaffreddamento, nient'altro, assolutamente. Vi specificavo il discorso del rinvenimento perché mi è capitato più volte, ragazzi e ragazze, che hanno fatto confusione in questa fase qui. Voi il rinvenimento qua dentro non potete assolutamente rappresentarlo, perché il rinvenimento parte da una struttura martensitica, che è quella ottenuta dopo tempra, e va a decomporre questa martensite. Il diagramma CCT vi racconta invece cosa avviene all'austenite, che da stabile diventa stabile e poi diviene qualcos'altro. E sono appunto microstrutture differenti,
che vanno a essere considerati. Derama CCT e il diagramma vi commenta raffreddamenti continuativi in acciaio ossidizzato. Il rinvenimento invece, come abbiamo visto prima, ci dà quel tipo di struttura che parte stavolta da una martensite e che quindi appunto vi può dar luogo a questo. Voi questo lì dentro non lo vedete, ma attenzione, non è particolarmente scandaloso. Voi ad esempio il diagramma di fase, la martensite non la vedete, d'accordo? Perché ogni diagramma va utilizzato secondo le sue specifiche, secondo le condizioni con le quali è stato ottenuto. Vi pregherei di fare molta attenzione su questo lucido qui, perché è un lucido secondo me molto molto chiaro, nel senso fa capire che a parità di composizione chimica io posso ottenere cose molto diverse con comportamenti meccanici completamente differenti. E quindi capite bene che parlare di un acciaio conoscendo solo la composizione chimica non vi dà praticamente quasi alcuna informazione. Qualche informazione chiaramente ve la dà, ma non basta, è assolutamente insufficiente. Senza il trattamento termico preciso, esatto, non potete assolutamente dire nulla. Vi aggiungo che questa cosa non è peculiare solo ed esclusivamente degli acciai o delle ghise, cioè delle reghe ferrose. Se ad esempio andiamo a considerare, come faremo più avanti, faremo un solo trattamento termico in realtà, ma lo faremo più avanti, leghe a base alluminio ad esempio, pensate che addirittura le leghe a base alluminio, a parte la composizione chimica deve essere definita in maniera molto più precisa delle leghe a base ferro, ma lì addirittura abbiamo i trattamenti termici in cui la temperatura deve essere a volte definita con lo scarto del grado addirittura, perché pochi gradi di differenza possono completamente cambiare il risultato finale del trattamento termico. Per cui attenzione che la definizione del trattamento termico è praticamente trasversale su tutte quante le leghe ferrose e non ferrose, e quindi appunto una corretta definizione ci dà luogo appunto poi a proprietà meccaniche molto diverse. Vi ripeto, è fondamentale capire questo. Qui stiamo parlando dello stesso acciaio, ha lo stesso nome e cognome, ma con strutture talmente diverse da dare R1M, R1S, resilienze, durezze, tenacità totalmente differenti. Quindi dare la composizione chimica è solamente la primissima informazione, ma poi bisogna assolutamente dire cosa è successo a quell'acciaio e che storia termica ha avuto. In pratica è fondamentale quando affronterete durante appunto, che so, una contestazione durante il vostro lavoro professionale. Bene, una contestazione, sì, la tabellina di colata è molto utile certamente, ma poi tutto ciò che è avvenuto a valle di quella colata deve essere assolutamente contabilizzato e, vi aggiungo, controllatelo, perché molto spesso possono vendere come acciaio inossidabile ciò che non è acciaio inossidabile, quindi già in qualche modo truffarvi sulla composizione chimica dell'acciaio di partenza. Questo è il primissimo controllo da fare. Controllare assolutamente il livello di inclusione all'interno, perché le inclusioni, che sono sostanzialmente il sintomo di un acciaio molto sporco, sono appunto un problema che può fare il discrimine tra un acciaio di qualità e un acciaio di bassa qualità anche a parità di composizione chimica. E poi chiaramente controllare la microstruttura. Se un acciaio da bonifica viene fornito non bonificato ma ricotto, quell'acciaio magari correttissimo dal punto di vista compositivo, magari corretto dal punto di vista delle inclusioni, ma avrà proprietà meccaniche pessime, perché non è stato applicato il trattamento termico corretto. Quindi un bonificato è questo, un ricotto è questo. Stesso acciaio, stessa composizione chimica, stesse inclusioni, ma questo potete farci qualcosa, con questo potete farci qualcos'altro. E se utilizzate uno per le applicazioni dell'altro o in fasi produttive differenti, se prendete un martensitico e lo stampate, sfondate lo stampo, d'accordo? Se prendete un ricotto e lo ponete in opera, vi si rompe fra le mani, d'accordo? Quindi per farvi capire che ogni acciaio con la sua composizione chimica e col suo trattamento termico va utilizzato in fasi differenti e la microstruttura va scelta in maniera assolutamente oculata, altrimenti il pezzo vi si rompe, il capitolo non è rispettato e avete enormi errori in fasi produttive, progettuali o di utilizzo. Domande?